Ciao a tutti piccoli amici e bentornati alla nostra web series. Web series. In una bottiglia. Che cosa di Netflix? In una bottiglia. In una bottiglia. E oggi bottigliona. Oggi bottigliona. Nuovo produttore delinquente. Come siamo un po' noi. Esatto. Po' Birbantelli. La pronunciation corretta è delinquente, non delinquent come in molti pensano. Perché esatto, è il dialetto piemontese. Già adesso. Delinquent è il nuovo vino che abbiamo sul sito, Monferrato Rosso 2018, proprio buono, e lo verserò a Tommaso. Ah, guarda che colori. Che colori, che aromi. È molto bello soprattutto la grafica e la storia di questo vino, però ho anche notato che oggi sei argento. Oggi ho argento come Twilight. Sì, anch'io ce l'ho. Mi dimentico sempre di cosa metto al mattino. Memoria a breve termine, sì, quando mi hai messo a letto ieri. Comunque, i nostri nuove magliette, i nostri slogan, Excellence through tradition e Seek Excellence. Mi piace ammiccare ogni tanto. O dei toilette. Comunque un cin in. Cin cin, salute amici. Comunque le magliette le trovate sempre nei soliti link in descrizione. Nei migliori locali. Nei migliori bar di Caracas. Ma oggi, visto che è una nuova puntata... Oggi no. Demolition Derby oggi. Sì, ci seguite Demolition Derby. Comunque, abbiamo la bottiglia. Faccio finta di non so. Così. Abbiamo la bottiglia. E io ho la solita sorpresa per te nella nostra scatola che pesa sempre tantissimo. Ma questa forse... Pesante, l'hai detto anche settimana scorsa, vabbè che le palestre sono chiuse, ma ancora ho i bici, no, non c'entra niente. Volevo capire come arrivasse a fine frase. Guarda di cosa, oggi rarità, oggi parliamo di cose proprio rare, proprio particolari, amici a casa, intanto la gravità fa il suo corso, tartufo. Ah, oggi non è rarità, oggi è anche pregiatezza, pregiacità. Poi abbiamo la pasta al tartufo. Le metto anzi qua. Pasta con il tartufo che... abbiamo tagliate. Sale al tartufo scende qui, guardate questo. Questa buonissimo, solo io gringissimo. Scusa, stavo facendo le presentazioni. Scusa. Di rito, una condimento incapsulato al tartufo lo possiamo chiamare. È questo facile da... sì, l'ho letto, lo puoi chiedere a chiunque. Metto qua il condimento capsulato e vabbè tutti gli altri prodotti a base di tartufo che passerò di tartuflang passerò molto cosa lentamente non hai detto, è il logo che si vede. Esatto, passerò molto lentamente a Tommaso giusto per arrivare a 20 minuti solo di questo, così almeno il nostro regista dice non usciremo mai a eccolo. Fare tutto un po' più di ma tempo. Non solo perché sul filet rouge, che ogni puntata ormai devo dirla questa parola, mi fa... di prodotti rari, particolari e pregiati, guarda cosa abbiamo qua. Aglio nero di umami. Aglio nero. Idolatriamolo. Sì. Se tu dici filet rouge dirò idolatrare. Sale all'aglio nero, che producono sempre loro, crema di aglio nero, ma anche la crema di scalogno nero. Che capiremo. E questo era tutto quello che avevo nel box. Adesso tu puoi dire la solita cosa che dici ogni settimana, che farò finta di non sapere. Ci vediamo alla prossima. Io invece ho portato chi? Dei cuccioli? No, Guglielmo di Umami e Umberto di Tartuflang. Che facciamo entrare. Buongiorno. Benvenuti. Grazie. Facciamo gli onori di casa. Fai tu, faccio gli onori io. Lì. Io faccio gli onori qua. Con questo delinquente? Sì, delinquente. Visto che ci sentiamo un po' delinquenti. Anche noi, bene. Sì. Anche per quello che proponiamo oggi. Cioè, osiamo un po' di più. Quindi siamo andati un po'. Siamo fuori dagli schemi. Esatto. Quindi benvenuti in questa web series. Roberto voleva anche assaggiare il vino. Sì. Esatto, qua un bel brindisi. Un bel brindisi a voi. Grazie. Salute. Quindi direi di iniziare un po' con la vostra storia. Possiamo partire da Tartuflang. Voi siete arrivati sul sito, vi abbiamo accolto sul sito a maggio, quando poi maggio-giugno, sì, quando abbiamo aperto al Basso Piemonte. La cosa che ci ha interessato fin dall'inizio è come avete reso il tartufo accessibile a tutti.
prima era solo visto come qualcosa che lo è ancora, però di pregio, ma forse dedicato più a un sì, determinato a un, tipo sì, di a un'elite, a un mercato comunque di nicchia. Esatto, esatto. Invece voi con le vostre declinazioni siete riusciti a renderlo accessibile sì. E comunque declinazioni vede. Poi mantenendo certo. Anche il tartufo presente, perché solitamente poi troviamo i supermercati quelli i famosi aroma al tartufo, aromatizzati al tartufo, esatto, e non con il tartufo. Qua invece racconta pure. Noi ci facciamo un pregio del fatto che la presenza del tartufo nei nostri prodotti è sempre consistente e non è solo per poterlo indicare in etichetta. Ma questo perché la nostra storia in realtà parte da molto lontano e parte da un'esperienza di cucina. Il fondatore della Tartuflanghe, Beppe Montanaro, è stato per molti anni prima chef all'interno dell'Hotel Savona, aiuto cuoco, diciamo, allora si chiamavano ancora cuochi, prima aiuto cuoco e poi cuoco. Dopodiché ha fatto un'esperienza importante sulle navi da crociera, sempre come cuoco, quindi, come dire, ha anche assorbito una serie di insegnamenti di cucina a livello internazionale, quindi non solo locale del Piemonte, no, ma come si cucinava i grandi piatti in giro per il mondo. All'epoca era la cucina francese forse a farla un po' da padrone. È rientrato poi nella sua Alba all'inizio degli anni 60, dove decide di aprire il suo ristorante da Beppe, specialità funghi e tartufi. E così è andato per circa 20 anni gestendo questo ristorante. Nel frattempo poi ha conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, la signora Domenica. E all'inizio degli anni 80, o meglio alla fine degli anni 70, inizia a pensare che tutte queste ricette che lui aveva messo a punto, che aveva codificato, ricette prevalentemente piemontesi, anche se con un'ispirazione anche un po' internazionale, era venuto il momento di poterle rendere usufruibili al grande pubblico e soprattutto anche fuori dalla stagione del tartufo, perché se parliamo di tartufo bianco d'alba, sapete certo. Che la stagione è limitata. Indicativamente in Piemonte la stagione si apre a fine settembre e si chiude a fine gennaio, la raccolta e la commercializzazione del tartufo. E quindi c'era la necessità anche per i mercati più lontani di poter avere prodotti che potessero contenere il tartufo e che potessero essere consumati anche fuori dalla stagione del tartufo. E così iniziò questa avventura, aprendo un piccolo laboratorio in realtà all'interno dell'edificio della sua abitazione. Proprio in casa, come noi dal mio appartamento. Cucina. Esatto, dalla esatto. Cucina. E iniziando con le prime produzioni, con i prodotti più classici, tra i primi prodotti che abbiamo fatto, la fonduta col tartufo, un grande classico della cucina piemontese, per arrivare poi al 1990 alla creazione della pasta col tartufo. Anche questa ha... Sì, questa c'è una storia dietro, perché come giustamente vi facevi notare prima, noi... Prima il tartufo si grattava sopra la pasta, adesso il tartufo si trova già all'interno della pasta, quindi l'idea è stata questa. Ed è stata un'idea in quegli anni innovativa, perché non esisteva una pasta al tartufo, questa è stata la prima pasta al tartufo al mondo, premiata nel 1992 al Fancy Food Show di New York, quindi sempre con quest'ottica di nuovo di visione globale, certo. Quando di globale e locale si parlava ancora molto poco, perché parliamo dell'inizio degli però anni 90. Però una visione globale, ma con un prodotto super super locale. Assolutamente sì. È quella la cosa assolutamente bella. Assolutamente sì. Noi mettiamo a punto questa ricetta con un 7% di tartufo, che è una percentuale assolutamente molto alta, e con una preparazione che è completamente manuale. Questa è una pasta artigianale nel vero senso della parola, nel senso che la pasta viene tagliata a mano, viene distesa a mano sui telai di legno dove viene messa poi ad essiccare, e alla fine otteniamo un prodotto che, al di là della presenza del tartufo, ha una resa molto alta, perché normalmente la pasta all'uovo contiene circa un 11-12% di residuo fisso di acqua, noi andiamo molto più bassi, siamo intorno a un 6-7%. Non voglio scendere in tecnicismi, cosa vuol dire questo? Che questa pasta cresce molto in cottura, ha un'alta resa sì, sostanzialmente. Esatto. Sì, l'ho provata perché poi ero pienissimo quando l'ho mangiata, credo da solo. Quella cosa l'hai provata. Beh, se l'hai mangiata da solo, complimenti per il fisico, evidentemente. Grazie. Nonostante le palestre chiuse vai a riesco a comunque tenermi. Anche. Qua ci mangiano tranquillamente 4 porzioni, diciamo. Ah, 3-4 porzioni, sì. Poi ovviamente noi consideriamo magari la pasta come il primo piatto, a cui poi magari ne seguono certo, altri, certo. Se mangi solo quello... Che non è il suo caso, però. Che non è il suo caso. L'unica cosa di cui ci raccomandiamo è di non condirla, se non con un po' di olio e un po' di burro, esatto. A seconda dei gusti, delle preferenze, eventualmente un po' di parmigiano.
C'è già il tartufo all'interno, non c'è bisogno di aggiungere altri condimenti a base di quindi tartufo. Non faccio la carbonara con quella. No. Potremmo anche assaggiare qualcosa intanto. Direi che nel mentre, dopo decliniamo anche alcuni prodotti, certo, sia di tartufo che di umami, Guglielmo racconta la tua storia. Umami. Bene. Perché a me piace molto tutta la tua storia e poi che sei arrivato a umami. Certo, allora noi innanzitutto siamo una giovane startup, siamo nati da pochi anni. Inizialmente in realtà è un'azienda di famiglia, gestita da me e da mia moglie Alice, che è la mia cofondatrice insieme ad altri partners che ci hanno permesso di arrivare già nel primo anno nella ristorazione stellata di alta qualità. Ci hanno permesso anche praticamente sin dall'inizio di internazionalizzare, questo perché è uno dei motivi per cui inseriamo anche la lingua inglese. Siamo arrivati anche ad Hong Kong e a Dubai, dove hanno apprezzato moltissimo il nostro prodotto. Come dicevo prima, la nostra è una startup ed è nata diciamo curiosamente da un piatto, di spaghetti all'aglio, olio peperoncino fatto con aglio nero, che abbiamo scoperto in questo ristorante. Io e mia moglie siamo assidui frequentatori di ristoranti diciamo un po' particolari. Dalle nostre competenze, io sono un biologo, anche mia moglie, siamo specializzati proprio in fermentazioni. Studiando questo prodotto ce ne siamo veramente innamorati, abbiamo pensato perché non produrlo noi, visto che questo prodotto all'inizio era solo di importazione estera, nasce in Corea ed è prodotto praticamente in Asia, il 98% fino a qualche anno fa era esclusivamente di importazione estera asiatica, dopodiché hanno iniziato un anno fa a produrlo anche in Spagna e abbiamo deciso facciamone uno noi, un aglio nero italiano fatto solo con materia prima italiana, quindi certifichiamo tutta la filiera in modo tale da arrivare con un prodotto di nicchia all'inizio dedicato solo alla ristorazione. Noi siamo nati diciamo con un'azienda che distribuiva principalmente la ristorazione, poi nell'arco diciamo dell'ultimo anno abbiamo pensato di proporlo con un nuovo packaging. Come vedete la bustina me la sono studiata tutta io, non sono un grafico, però penso che comunque il risultato sia abbastanza centrato diciamo, dai. La maggior parte delle cose sono fatte in casa proprio perché come una startup. Voi sapete benissimo di cosa parlo. Come il nostro garage di 40 anni fa. Esattamente. E, tra l'altro un bel filo conduttore, diciamo che tutte, forse le grandi in realtà, appunto abbiamo qua un esempio, nascono proprio da un'idea artigianale, da un qualcosa che, come dire, viene portato avanti dalla passione prima di tutto. Prima di tutto, sì. La passione e la voglia di mettersi in gioco. Il guadagno è una conseguenza. Esattamente. È una cosa che giustamente ne deriva, esatto. Però il motore che ti deve mandare avanti non devono essere, a nostro parere, i soldi o la prospettiva di guadagno, perché sennò nessuno di noi sarebbe partito. Esatto. E niente, semplicemente per spiegarvi come mai nasce questo aglio nero. Uh-huh. Noi praticamente abbiamo nel nostro laboratorio delle celle di maturazione e fermentazione. Noi trasformiamo ad ogni ciclo circa 200 kg di aglio. Noi acquistiamo, a nostro avviso, uno dei migliori prodotti italiani, che è l'aglio polizzano DOP. Quindi partiamo già con una materia prima di altissima qualità. E il processo è veramente molto lungo, dura circa 30-40 giorni, per cui stiamo parlando di un processo lunghissimo. Io e mia moglie ce ne prendiamo cura quasi come se fossero dei figli, perché seguiamo la loro maturazione nell'arco di questi 30-40 giorni. Diventa nero perché gli zuccheri all'interno dell'aglio caramellizzano, quindi lo fanno diventare diciamo di questo colore scuro che sembra molto la liquirizia. Il gusto difatti è proprio quello della liquirizia, della cioccolata. Che è per quello che volevo arrivare. È veramente particolare perché non sa di aglio, ma sa proprio di quasi una caramella, se vogliamo, che è perfetta per condire veramente una serie di piatti, dall'antipasto al primo al secondo. E i vampiri. I vampiri possono, ma vampiro friendly. Il claim principale di questo prodotto è che è a prova di bacio, perché praticamente la licina che è contenuta nel bulbo di aglio comune scompare completamente nel processo di trasformazione, ma non è che si perde, questa si trasforma in antiossidanti. Praticamente questo è un prodotto riconosciuto a livello scientifico anche un superfood, quindi non è solo buono ma è anche sano. No, bello, interessante, parlerei, così li assaggiamo anche, esatto, di un prodotto, tornando a Tartuflanghe, che ci ha stupito, cioè io non avevo mai visto una cosa così ed è... Tartufo in forma di caviale, sì, effettivamente. È un vasetto chiuso. È un vasetto, sì, con tanto di vuoto, direi. Si parte sostanzialmente, perché poi a raccontarlo con tecnicismi può risultare complicato, in realtà è come fare la marmellata sostanzialmente, okay. È una gelificazione il processo. Si parte dal succo di tartufo. Il succo di tartufo è una materia prima molto pregiata
di cui in Italia non si fa un grande utilizzo. Ad esempio i nostri cugini d'Oltralpe francesi, loro utilizzano moltissimo in cucina il succo di tartufo. Il succo di tartufo si ottiene semplicemente durante la cottura dei tartufi, si fanno cuocere i tartufi, si fanno cuocere all'interno di latte chiuse. Il tartufo contiene un 80% di acqua, parte di questa acqua durante la cottura di questi tartufi, che viene fatta per poterli stabilizzare, parliamo di tartufo nero pregiato in questo caso, quindi tuber melanosporum, perde per evaporazione parte di quest'acqua, che quando si raffreddano queste latte, quest'acqua condensa ed è quel liquido nerastro appunto chiamato succo di tartufo, è molto utilizzato tal quale in cucina per fare sughi e salse. Noi siamo partiti da quello e abbiamo declinato quello che nel frattempo i cuochi un po' più all'avanguardia, soprattutto in Spagna, avevano iniziato a, come dire, a codificare, cioè la sferificazione, che non, altro non è che una gelificazione. In sostanza si parte da una sostanza liquida, nel nostro caso il succo di tartufo, la si fa gocciolare attraverso una sorta di gocciolatoio, sono come delle piccole siringhe, diciamo così. Ogni singola goccia cade all'interno di un bagno d'acqua dove sono contenuti alcuni sali minerali che a contatto appunto col succo con questi sali minerali e con degli alginati, che sono delle sostanze gelificanti naturali presenti ad esempio nelle alghe, gelificano, quindi queste piccole gocce di succo di tartufo diventano delle piccole perle gelatinose. E abbiamo ottenuto questo prodotto che, devo dire, soprattutto in ristorazione ha avuto un grandissimo successo, perché ha una presentazione estetica molto simpatica, un gusto di tartufo, e torniamo a quello che avevamo detto all'inizio, rendiamo democratico una materia prima che è molto pregiata, a un prezzo tutto sommato che è accessibile. Per essere tartufo e presentato così è anche poco. E soprattutto è tartufo, assolutamente di sì. Qua invece abbiamo aperto la crema di aglio nero. Guardate, amici a casa, com'è? Così. Come vi è venuta un po' l'idea e com'è adesso la percezione da parte del pubblico su questo prodotto? Sì, allora, innanzitutto la crema di aglio nero è il prodotto forse più immediato, nel senso che noi proponiamo sia l'aglio nero in bulbi, che però il cliente finale deve chiaramente pelarlo, sbucciarlo e creare chiaramente una crema da zero. Qui invece abbiamo una crema, tra l'altro, del tutto naturale, nel senso che noi utilizziamo solo aglio nero, acqua e olio di oliva. Quindi non utilizziamo coloranti, conservanti, nessun additivo. Perché? Perché ovviamente questa crema è molto delicata, nel senso che, ad esempio, voglio fare un risotto, una pasta, diciamo, lo posso utilizzare solo a fine mantecatura. Okay. Noi consigliamo sempre di non utilizzarlo, di non scaldarlo troppo, perché ovviamente perderebbe quell'aroma, quel profumo, quella caratteristica principale che lo contraddistingue. Ed è nato perché effettivamente ci siamo resi conto che il prodotto nasce, appunto, come dicevo prima, per la ristorazione, però chiaramente il cliente a casa deve essere anche in qualche modo facilitato ad utilizzare appunto questo prodotto. Sì, che è un prodotto talmente nuovo. Esatto, esattamente. E proprio per questo motivo noi proponiamo questa crema di aglio nero, che il cliente lo può utilizzare tal quale, innanzitutto, come abbiamo visto prima, su un crostino, è semplicemente spalmato su un crostino, oppure, come dicevo prima, per condire un primo, un piatto di pasta piuttosto che un risotto, ma anche ad esempio della carne cruda, una tartare di fassona, semplicemente con della, giusto per rimanere in Piemonte, una tartare di fassona con della crema di aglio nero, oppure se vuole fare una cosa un po' più golosa, una maionese di aglio nero. Bravo, maionese di aglio nero. Lo vedo già preso. Sì, sì. Tu quasi quanto dici proprio. Beh, si è fatto anche una certa. Sì. Questo anche con il tartufo immagino si possa fare. Sì, anche sì, certo. Un'ottima maionese al tartufo si può preparare. Una torta di mele. Sì. Guarda, non c'è limite. Concentrerei adesso sui il vero, tornando sul tartufo. Tornando sul tartufo, il tartufo. Proprio il tartufo. Sì. Che siete, credo, gli unici. Non noi diremo gli unici. Noi siamo gli unici ad avere un prodotto liofilizzato. In realtà sul mercato qualche nostro competitor è uscito con un prodotto disidratato, ma io vi spiego qual è la differenza. Perché la differenza, credo ci sia uno studio non da poco. Non da poco. Qui c'è tantissima innovazione. E qua abbiamo avuto anche delle collaborazioni con l'Agenzia Spaziale Europea per il cibo mandato agli astronauti. Parliamo di liofilizzazione o, se preferite, crioesticazione. Questo è un processo che non abbiamo certo inventato noi, i liofilizzati esistono da molti anni. In sostanza si tratta di andare a eliminare completamente l'acqua da un prodotto, e vi ricordo che eliminando l'acqua da un prodotto tutti i processi di marcescenza o di fermentazione vengono bloccati, perché se non c'è l'acqua non c'è vita sostanzialmente.
E la differenza rispetto a un prodotto banalmente disidratato è che questo processo avviene a temperature abbondantemente al di sotto dello zero. Noi operiamo per questi prodotti qua a temperature intorno ai meno 50 gradi sotto zero. Oltre il figlio dell'aglionero che custodisci per 30 giorni insieme a tua moglie, c'è il cugino. C'è il cugino, che è lo Scalogno. Lo Scalogno, esatto, sì. Noi... come disse lo chef famoso. Se fai il figo, usa lo Scalogno. Citazione. Citazione. Possiamo chiuderla qua, diciamo. Esatto. 50 cent. Sì. Niente, semplicemente è proprio in un'ottica di innovazione. La nostra azienda punta proprio a proporre noi prodotti utilizzando sempre queste tecniche, diciamo, di maturazione e di fermentazione. E oltre all'aglio, diciamo, abbiamo sperimentato questa tecnica sullo Scalogno e sulla cipolla. Sullo Scalogno il risultato è stato veramente, veramente interessante, perché il suo gusto è proprio quello di una caramella balsamica, che però non ha la stessa tonalità di liquirizia dell'aglio, ma ha un gusto che va veramente vicino tra il caffè e il cacao, quindi è veramente molto, molto particolare. Fine pranzo. E quindi diciamo che si presta bene anche ad accompagnare pesce e crostacei. Molti chef lo abbinano proprio... Vai pure. E quindi diciamo che nell'ottica appunto di innovazione non ci fermiamo solo a questo prodotto, ma l'obiettivo futuro è quello nei prossimi anni di sperimentare sempre queste tecniche anche su altri vegetali, quindi arrivare a proporre nuovi vegetali in nuove vesti, ma trasformati in maniera del tutto naturale. Guarda, se siamo in conclusione, io farei un brindisi offrendovi una nocciola glassata col tartufo. Cavolo, subito. Dovevi... Non ci tiriamo indietro. Ah, quelle lì. Queste qua, subito. Esatto. E queste sono le evoluzioni di tartufo. Questa è l'evoluzione come del 2020. Guglielmo. Le novità appena lanciate. Le ho aperte male, ancora non sono importa, capace. Tanto finiranno velocemente. Prego. Prego. Questa è una novità di quest'anno e sono nocciole glassate con succo di tartufo. Quindi il succo di tartufo, che è l'ingrediente da cui otteniamo il perlage, ci aiuta anche a glassare queste nocciole Piemonte IGP, ovviamente salate. Cavolo. Buone, perché il tartufo non va a coprire il gusto della nocciola, ma è tutto bilanciato. All'inizio senti il tartufo subito, poi arriva la nocciola. Non è che siamo qua così A pettinare le bambole. Esatto. Va bene, un brindisi. Grazie. Un brindisi finale. Grazie a voi. E andate sul nostro sito. Trovate tutti i prodotti. I prodotti, le novità di Tartu Flang, le novità di Umami. E noi ci vediamo poi. Io e te ci vediamo. Ma sì, dai. Salute. Salute.